Benvenuti a questa nuova puntata di Linea Flash. Come potete vedere alle mie spalle non è più Ferragosto, bensì siamo quasi al 25 dicembre e non poteva mancare il nostro appuntamento annuale con la festività natalizia bolognese e tutti i suoi segreti e tesori nascosti in giro per la città. Andiamo a scoprirli. La prima tappa del nostro tour per gli angoli natalizi bolognesi è una via che non è molto segreta, anzi proprio per niente, ovvero via d'Azeglio. Vediamo se troviamo qualche giovane virgulto o virgulta della società bolognese che risponderà a qualche nostra fantastica domanda sul Natale. Siete di Bologna o venite da fuori? Veniamo da fuori. Studentesse? Studentesse. Sono la provincia di Palermo. Ok, da quanto tempo sei a Bologna? Ah, quasi un anno, da gennaio. Eravate qua quando hanno inaugurato la scritta, la canzone? Ho provato ad arrivare in orario, ma siamo arrivate tardi. Però diciamo che l'abbiamo visto, in ritardo, ma l'abbiamo visto. Ma cosa pensate della scelta, insomma, di aver messo una canzone di Cremonini sulla via dove una volta, cioè, anzi siamo davanti a casa di Lucio Dalla, quindi è un paragone importante. Ci avete pensato su? Sì, abbastanza. Anche Cremonini è bolognese, quindi comunque tutte e due mi piace, entrambi sono stati concerti di Cremonini anche. Sicuramente. Cioè, è un grande artista, però Lucio Dalla l'anno scorso era tutto un altro effetto. L'anno prossimo quale potrebbero mettere secondo te? Cuccini. Ci stiamo spostando verso la chiesa di San Bartolomeo, andiamo a vedere chi troviamo là, con chi riusciamo a parlare. Però prima un appunto speciale agli alberi di Bologna, che quest'anno devo dire è molto bello, mi piace. Una cosa che non capisco è perché l'albero di Natale pubblico di Bologna è sempre un po' storto, pende sempre da una parte. Siamo arrivati qua all'altezza della chiesa di San Bartolomeo su Strada Maggiore, solo per notificare il fatto che chi non volesse magari andare per forza nei negozi di marca o comunque nelle solite vie super conosciute di Bologna per fare acquisti e per fare regali, esistono dei mercatini solidali come questo qua a favore, diciamo, della ricerca sulla fibrosi cistica, dove è bene passare per comprare magari dei regali che aiutano molte persone. Per esempio qua abbiamo due, siete responsabili voi del posto, come sta andando da quando avete aperto? Abbiamo aperto il 30 novembre, abbiamo lavorato moltissimo e adesso lavorichiamo, tutta roba regalataci. Bellissimo. Sì. Vengono anche dei ragazzi sì. E ragazze? Sì. Vengono, perché poi c'è il piccolo regalino da 5 euro, come abbiamo venduto moltissimi mobili. Bellissimo! È molto sentito la beneficenza dai giovani, che vengono magari comprano la sciocchezzuola, però preferiscono fare un regalo così piuttosto che di marca. Da comprare in un negozio normale, sì. Tante. Quindi per tutti i gusti, invitiamo ragazzi e ragazze ad andare. Roba da mangiare, roba vestiari, mobili, un po' di tutto. A titolo personale penso che l'antica fiera di Santa Lucia diventi più trash ogni anno che passa e questa cosa di cui mi trovo all'interno ne è la prova. Nonostante questo rimane una tradizione bolognese. Io vorrei dire che è il caso che l'Italia si metta al passo con i tempi. È ora di festeggiare anche la solidarietà il 25 dicembre. Anche Flash Giovani sta per lasciare la sua letterina a Babbo Natale. La nostra redattrice Martina si appresta a compilare questo importante documento che firmeremo a nome di tutta la redazione. Ovviamente, disclaimer, Flash Giovani ci sta aiutando nel nostro percorso per trovare questo lavoro che ci dia grandi soddisfazioni ed è per questo che lo firmiamo a nome della redazione.
Piazza Minghetti, mercatino francese. Qua si acquista, si mangia e soprattutto si scopre la cultura d'Oltralpe. Vediamo un po'. Ti chiedo se sei di Bologna o se abiti qua, se sei venuto per altri motivi. Sì, studio qui a Bologna ormai da 4 anni. Da Arezzo. Sì, certo. Roma. Quindi un gruppo misto comunque. Sono di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, e qui ho studiato e adesso cerco lavoro. Negli anni ti è piaciuta comunque l'atmosfera natalizia a Bologna oppure no? Sì, è un comune che secondo me si adopera molto per decorare, comunque mettere luci in giro, l'albero in Piazza Maggiore, anche la via dove abitava Lucio Dalla, che è sempre decorata. Comunque sì, mi piace come decora la città. Ma l'atmosfera in generale è molto calorosa, mercatini un po' dappertutto, le lucine che fanno molta atmosfera, cioè cosa che nelle altre città magari non si sente. Poi, a differenza forse anche della mia città, vedo proprio le persone che amano uscire a Natale, c'è più gente per strada, tutti che fanno compere, è una bella atmosfera. Cosa vi aspettavate e cosa avete trovato magari? Allora, come avevo detto, i social avevano già un po' spoilerato la canzone, insomma, quindi quello, noi ci aspettavamo di trovare la canzone di Cesare Cremonini, le luci su tutta la città, questo è quello che abbiamo trovato e ora aspettiamo che cali il sole per vedere l'atmosfera completa. Ecco. Fare qualche bella foto anche, immagino. Quest'anno hanno messo la canzone di Cesare Cremonini, come tutti ormai sappiamo. Cosa ne pensi? Ci hai ragionato? Approvi, non approvi? Ti piace, non ti piace? In realtà non ci ho pensato molto, però mi piace Cesare Cremonini, quindi sono contento per lui di questo, non so, diciamo traguardo alla fine. Lui è contento da quello che ho letto, quindi... Riproporre poi sempre la stessa canzone, lo stesso autore poteva stancare, per quanto io adori Lucio Dalla, è per me indiscutibile, però è bello riproporre anche altri artisti magari emiliani che hanno successo. È una bella iniziativa, secondo me, cambiare. Devo ammettere che per una persona nata a Bologna, un cantante comunque di un certo anche spessore, cioè, quando ho visto il video delle accensioni ho visto proprio anche nei suoi occhi l'emozione di essere lì, nel senso, quindi è stato proprio bello percepire questo. Poi, nel senso, Lucio Dalla è Lucio Dalla. Lucio rimane Lucio. Nessuno toglie niente. A livello di acquisti, già li hai fatti i regali oppure devi ancora farli? Se devi farli, dove penserai di buttarti? Negozi classici, mercatini, magari fiere solidali, non so. Se li faccio, cioè, diciamo, dove trovo alla fine anche un posto del genere, magari può uscire qualcosa di carino. Comunque, se no, classici negozi, via Indipendenza, via Rizzoli, quella là. Di solito non vado ai negozi standard, anche perché il bello dei mercatini è proprio questo, di poter comprare cose che solitamente non si trovano. Mi piace molto comprare qui, soprattutto dal negozio che c'è lì dei saponi e da quello delle spezie. Quello sono acquisti che faccio sempre, perché a casa piacciono, quindi mi butto sempre, diciamo, sui mercatini. Anche quello sui Viene dell'Indipendenza, devo dire, ha veramente bellissime cose. Più mercatini, più negozi, una via di mezzo? Caratteristico, sì. Caratteristico. In generale, però sì. Più scelta rispetto alla città da dove veniamo. Anche cibo? Sì, soprattutto cibo. Sì, anche se dobbiamo ammettere che anche noi non siamo messi male.